The riders are all... The riders are all...
Passaggio alla 250 dalla 125 è abbastanza difficile, perché la 125 è una moto molto molto piccola, è comunque veloce perché è leggera, però non è molto potente. Invece la 250 ha il doppio della potenza, quindi si parla già di una moto che ha 100 cavalli, quindi un motore molto veloce. Allo stesso tempo rimane abbastanza leggera, ecco, quindi è una moto molto più performante. In quegli anni il livello della 250 era molto alto, c'erano tanti piloti forti, addirittura in tante piste si girava quasi come la 500, soprattutto nelle piste strette come Jerez, per esempio. Mi ricordo quel periodo della mia carriera con molto entusiasmo, perché comunque cominciare a guidare la 250 è una moto vera, è una moto per le persone grandi, ecco, invece la 125 è una più per i ragazzini. Jerez della Frontera è una delle mie piste preferite, una delle più belle, penso un po' per tutti, ecco. Il layout della pista è molto interessante, e soprattutto perché ci sono dei curvoni velocissimi, da terza ma anche da quarta, dove ci vuole il pelo per andare forte, ma allo stesso tempo ci sono anche tre tornantini, 3/4 frenate molto forti, quindi diciamo che anche come setting della moto devi avere un buon compromesso tra la stabilità nelle curve veloci, ma anche la stabilità in frenata, ecco, quindi è un circuito molto interessante, soprattutto l'ultimo pezzo, dove ci sono 1, 2, 3, 4 curve a destra in successione sempre più veloci, molto divertente da fare.
a me, come a tanti altri piloti, piacciono le piste un po' vecchio stile. Le ultime piste che sono state fatte si vede che sono progettate con il computer. Invece